Buongiorno, buongiorno a tutti, anzi dovrei dire buonasera, mi scusi in anticipo per questa patch note, per il semplice fatto che sono arrivato in ritardo, ma oggi ero fuori casa e quando ho saputo che c'era la patch e l'avevano anticipata oggi e non al 12, ho un pochino bestemmiato, sinceramente, e ho detto, vabbè, porterò la patch note in italiano solo ed esclusivamente la sera. Quindi eccomi qua a portarvi quello che hanno fatto, che dovevano fare il 12, che in realtà hanno fatto oggi e in pratica attualmente, da quello che ho letto e da che ho riletto, ovviamente, prima di portarvela a voi, abbiamo giocato a un altro gioco finora. In pratica è stato questo. Ci sono una quantità di fix enormi di cose che non sapevo e che non sapevo non funzionassero e di conseguenza praticamente finora realmente abbiamo giocato a un altro tipo di gioco. Mi fa piacere che BioWare si sia data tantissimo da fare. Spero anche voi ovviamente che siate contenti di questa cosa. BioWare si è veramente impegnata al massimo per sistemare tutto quello che in realtà dovevano sistemare, quindi era critico sistemare e lo hanno fatto. Ma andiamo subito a vedere quello che è stato introdotto in questa bellissima patch note. La prima cosa che dovete sapere è stata cambiata il respawn restriction, quindi è stato rimosso, anzi, il respawn restriction in tutte le attività che non sono endgame, quindi tutte le attività che non sono dopo il 30° livello e dopo aver finito la storia, quindi proprio l'endgame del gioco. In pratica ora ci si potrà restare in qualsiasi situazione dopo 10 secondi, quindi niente di più, niente di meno. Questo è stato fatto per rendere il gioco molto più fruibile e non dover aspettare, essendo un gioco che comunque il 90% hanno giocato in matchmaking, aspettare magari gli altri che invece in realtà non mi cagano, quindi non è una bellissima cosa. D'altro canto, invece, nelle missioni endgame, adesso il respawn è di 30 secondi e non è cambiato per quanto riguarda tutte le attività. Quindi hanno solo ed esclusivamente risistemato il timer del respawn nelle attività dove si può respawnare da soli. Nel resto, invece, non è assolutamente cambiato nulla. Quello che mi interessa di più, dai, lo so, il loot change. Hanno finalmente tolto i loot bianchi e verdi dal chi ha raggiunto il 30° livello in poi, quindi se siete di 30° livello, finalmente oserei anche ben dire, non dropperemo più il bianco e il verde. Non si sa realmente, questa è una cosa che aggiungo io, se questa cosa andrà ad influire con il drop rate delle altre versioni, quindi blu, viola, mitico e leggendario, quindi arancio e giallo. Cioè, se togliendo quei due loot dal parco, quindi dai 6 loot generali, si va ad aumentare la percentuale degli altri. Sinceramente non lo so, non credo, però magari succede. Speriamo. Speriamo. Hanno ovviamente implementato la stabilità per tutte le piattaforme che causava crash e problemi di connessione e hanno finalmente migliorato l'audio, soprattutto quello che causava il drop, quindi il fatto che si spegneva l'audio e voi non dovevate sentire niente, dovevate riavviare il gioco. Come vedete qui sotto ci sono una quantità di general fix e improvement veramente enormi, quindi non ve li sto a tradurre perché sono veramente fix generali, ok? Quindi andatevi a leggere, traduceteveli voi, perché sarebbe un elenco indefinibile che solo a chi è malato di mente come me si mette qua a leggere tutto quello che hanno fatto, ma al 99% delle cose sappiate che sono solo esclusivamente fisse alle missioni, tipo gli accessi alle forge, i vari display che magari non uscivano, cose di questo genere. Quello che ci interessa a noi però sono praticamente queste, sono le update delle creature, in realtà di una creatura particolare, il Titano. Hanno però sistemato il Tempio di Scar, cioè la roccaforte degli Scar, in cui si veniva praticamente buttati fuori, ok? O non si riusciva proprio ad entrare, e niente, l'hanno fissato questo problema. Ma quello che andiamo a vedere principalmente sono queste qua, cioè l'update di alcune creature. In primo luogo il titano è stato praticamente reworkato completamente, o meglio, è reworkato in tutti i suoi attacchi vari ed eventuali. Praticamente adesso ha una mitigazione del danno di tutti i danni dal 100% al 70-75% in base al danno che viene preso, quindi lui riceve meno danno.
Però c'è da considerare che prima praticamente non ne prendeva perché era buggato. Quindi adesso dovrebbe essere molto più facile ucciderlo. Soprattutto per gli altri cambiamenti che hanno fatto, ma andiamo a vederli dopo. Nel frattempo hanno incrementato il tempo in cui le sue parti deboli sono esposte. Quindi quando diventa infuocato. In pratica petto, schiena e braccia. Adesso avranno più tempo per potergli sparare. Quindi potremo fargli nettamente più danno per second. Hanno fissato il fatto che non prendeva effetti. O preveniva gli effetti e che ovviamente non prendeva neanche le combo. E in questo caso adesso le prenderà e finalmente vedremo un titano magari con qualche effetto addosso. Hanno aumentato il danno che riceve il titano sui punti deboli. Quindi ovviamente oltre a avere più tempo per potergli sparare nei punti deboli, gli hanno anche aumentato il danno che riceve. Hanno però cambiato lo spawn praticamente, cioè quando attiva i punti deboli, quindi l'hanno un attimo reworkato, però hanno incrementato di brutto le collisioni quando fa il cerchio di fuoco e i proiettili, quindi in teoria dovrebbero essere molto più facili da schivare, e hanno diminuito il raggio sia dei proiettili quelli a ricerca che l'abilità quando si autodistrugge, quindi l'hanno ridotta un pochino e... l'hanno praticamente reworkato rendendolo leggermente più fruibile un po' per tutti, soprattutto per chi gioca magari a GM3 o a GM2, che dove i titani hanno una vita infinita e veramente bisogna avere un team decente per poterla battere in poco. Hanno inoltre sistemato il fatto che gli Enforcer e gli Scrapper, quando sono congelati, adesso non possono più attaccare, non si possono muovere, non possono attaccare, mentre prima per quanto riguarda queste due categorie di mostri, quando erano congelati continuavano ad andare avanti ad attaccare, in questo caso non lo potranno più fare. E in più è stata ridotta la vita del boss finale nel cuore della furia, quindi nella roccaforte del cuore della furia. Altra cosa, i proiettili, o meglio i danni forza, le creature che fanno forza, quindi che in teoria stunnano il nostro astrale, sono stati assolutamente risistemati e adesso prenderemo molti meno blocchi da parte dei mostri, dove magari adesso attualmente quando per esempio riceviamo missili o comunque ci sparano addosso con delle mitragliatrici e veniamo sbalzati indietro non possiamo reagire in qualche modo, è stata sistemata questa cosa e di conseguenza non dovrebbe più esserci il momento di stagger, quindi il momento di blocco del personaggio. È un'ottima cosa anche questa, era da sistemare. Hanno, e questa va in combo con il fattore dei vari rebalance del titano, hanno sistemato praticamente tutti i danni secondari, o meglio il danno scalato dei danni secondari, quindi melee damage, combo damage, ultimate damage e status effect. In pratica funziona che adesso tutti gli item che fanno un potere, l'esempio qui che fa è il fucile di Venia, ok? Quello che fa elettricità, che tutti praticamente stiamo usando, a parte me in realtà, ma quasi tutti stanno usando perché toglie gli scudi agli avversari in un secondo e mezzo, ok? Adesso in teoria li hanno ribilanciati, dovrebbero fare un pochino di meno danni, ma il potere dovrebbe essere molto più forte. Quindi la scarica di elettricità dovrebbe applicarsi molto meglio ed essere molto più forte. Tutti questi cambiamenti sono retroattivi, quindi tutte le armi che noi avremo in mano saranno così, saranno reworkate e power uppate. Vari bug fix anche qua del gameplay. Questo è quello che in realtà ci interessa, o un'altra cosa che ci interessa. Hanno praticamente ridotto i secondi del Wind Wall e del Bulwark Point, ma gli hanno aumentato la vita. Questo perché sia il Wind Wall dello Storm che il Bulwark Point del Guardiano non servivano pressoché a un cazzo. Cioè, tu li buttavi per terra, un colpo, e in GM3 e in GM2 venivano abbattuti. Adesso non dovrebbe essere così, ma gli hanno ridotto i secondi della durata. Hanno sistemato il mortaio e il flak cannon per il colosso, aumentandogli i danni e riducendogli anche i secondi di countdown.
E invece hanno sistemato il Battle Cry, che adesso ha la descrizione, che stiamo parlando dell'intercettore, quindi il Battle Cry, che adesso la descrizione è stata ampliata dicendo anche quali resistenze gli vengono ridotte all'avversario, cioè che viene spiegato che viene ridotto anche la resistenza dell'avversario. E invece il Wraith Strike, che è un'abilità sempre dell'intercettore, adesso fa 250 danni e adesso inoltre applica l'elemento dell'aura che ha l'intercettore addosso. Quindi ottima, ottima cosa. Per il Wraith Strike sarà invece uploadata la descrizione nella prossima patch, quindi nella 1.04. Altri bug fix degli item vari ed eventuali. Idem come sopra per le iscrizioni, che alcune non erano correttamente spiegate, soprattutto i bonus. Ma Masterwork Item Balance ed Update hanno aumentato i danni base di tutte le armi Masterwork. Ok, che andate a trovare, quindi figata pazzesca. Ok, e poi ci sono state praticamente un'altra sfilzata di bug fix sempre sugli item Masterwork. Quindi anche qua andateveli a prendere, vi lascio comunque sempre il link in descrizione, andateveli a prendere, andatele a guardare. Sono abbastanza irrilevanti per noi, perché non vanno a cambiare quello che fanno nostre abilità, ma vanno magari a sistemare quello che sono le iscrizioni, le descrizioni delle iscrizioni, eccetera eccetera eccetera. Come potete vedere, BioWare si è già sbattuta, quindi come conclusione BioWare si è già sbattuta nel fare questi cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda il meta. Per le armi, soprattutto Masterwork, e anche per i vari item dei vari Storm, Intercettore, Colosso e Guardiano, è andata già a ritoccare alcuni mostri che erano in effetti un po' troppo buggati, ok? E quindi li hanno ovviamente ritoccati per farli godere al meglio quando li si ammazzano. E come potete notare, i fix sono veramente tantissimi. Realmente questa è una patch che serve principalmente per sistemare la maggior parte dei bug che c'erano presenti in questo momento in gioco. Detto questo, spero di avervi fatto piacere. So che sono arrivato un pochino in ritardo, ma con questo è tutto e noi ci rivediamo al prossimo video, o magari direttamente alla patch 1.04 che dovrebbe uscire a giorni. Ciao a tutti!